grazie. Io sono qua, l'aquilone è su ed è un po' come se fossimo la stessa cosa. Io sono un'aquilonista a quattro cavi, quindi volo con degli aquiloni acrobatici che hanno quattro linee, quindi sono leggermente diversi da quelli che magari solitamente siamo abituati a vedere sulle spiagge. Sono anche presidente dell'Associazione Italiana di Aquilonismo Acrobatico. La mia passione è nata che ero molto piccola, circa sui 3-4 anni, quando mia mamma, sfogliando delle riviste, aveva visto che c'era un piccolo grande festival a Cervia pieno di aquiloni colorati. E allora ho pensato che fosse un'occasione carina e diversa per passare un weekend con la famiglia. Poi di anno in anno siamo continuate ad andare a questi eventi e pian piano siamo entrati in questo mondo veramente colorato e magico. In famiglia siamo tutti e tre aquilonisti, ma riusciamo ad occuparci ognuno di una piccola cosa diversa. Io mi occupo appunto di aquiloni acrobatici, mamma di aquiloni statici, guardando anche a quelli che sono i grandi artisti come Kandinsky, Mondrian, Picasso, quindi replica queste grandi opere su tele volanti, mentre papà è abbastanza cultore della tradizione asiatica, giapponese. Il bello dell'aquilonismo acrobatico è che si può praticare sì da soli, però si può anche fare in quello che noi chiamiamo volo in team, quindi spunto in squadra, tante persone con un team leader che chiama le varie figure e si possono creare delle coreografie. L'aquilonismo mi ha permesso di girare anche abbastanza nel mondo, partecipando a festival non solo in Europa ma anche in Asia, come ad esempio Malesia, Thailandia, Singapore. Una delle esperienze più particolari e diciamo anche strane è stata l'apertura dei mondiali FIFA del 2018 a Mosca. Per me gli aquiloni ci sono sempre stati, quindi magari rispetto a persone che non fanno parte di questo mondo, che lo vedono soltanto come un gioco per bambini. Per me è stato sì un gioco per bambini quando ero piccola, però è un qualcosa che mi ha sempre accompagnato durante la vita, durante l'estate, ma anche quando si è a casa. È una grande passione fatta di tante piccole cose, la preparazione di una coreografia, il magari cucire il proprio aquilone. Il Festival di Cervia sicuramente è uno di quelli che mi ha visto nascere quando ero piccola. Tornare a Cervia sicuramente è un piccolo ritorno al passato. È bello star qui sotto lo stesso cielo di altre persone, altri bambini, altri aquilonisti nel mondo con questo scopo comune che poi non può che essere la pace.